portare a casa il punteggio pieno per proseguire il campionato sempre a pieni punti. Questa era la mission del Manfredini a calcio 1932, quest'oggi al Miramare. Sulla sua strada la Vigor Bitritto, squadra che prima di questa gara era a pari punti in classifica. Gli uomini di mister Agnelli anche quest'oggi non si sono risparmiati, portando così al termine della gara il risultato di 4-1. Ma veniamo alla cronaca. Al settimo minuto, prima incursione in area da parte del Manfredonia con il suo capitano Trotta a uscire al limite dell'area, il portiere Vitucci che sventa il pericolo. 17esimo, calcio di punizione per il Bitritto sulla palla Loseto, il suo tiro termina di poco alto sulla traversa. 28esimo, è il momento del vantaggio biancoceleste, palla al centro di Capitan Trotta per Brizio che tira e prende il palo alla sinistra del portiere ospite. La stessa sfera termina tra i piedi di Grumo che deposita la palla in rete. 39esimo, Trotta si procura un calcio di punizione dal limite dell'area ospite sulla palla Borracino che pennella al centro una perfetta palla per Albrizio che sigla il 2-0 per il Manfredonia. Quarantatreesimo, triangolazione e lavoraggine, Trotta, tiro del numero 7 biancoceleste e la palla di poco alta. Nella ripresa al terzo minuto è il Bitritto subito in avanti, cross al centro per il neo entrato Mucciaccia che di testa manda alto sulla traversa. Ottavo minuto, Albrizio per Trotta che viene anticipato in piena area, palla in angolo sul calcio d'angolo, basta di testa, non inquadra lo specchio della porta. 12esimo della ripresa, terzo il gol per il Manfredonia, angolo dalla sinistra, la palla giunge ad Albrizio che mette al centro una splendida palla dove salta più in alto di tutti, basta e trafigge Vitucci per la terza volta. Un minuto dopo, al 13esimo, il Bitondo si fa vedere in aria biancoceleste con Germoni, la difesa libera. 16esimo minuto, ancora Vigor Bitritto in avanti, punizione per gli ospiti, blocca a terra Morgillo. 35esimo, Di Noia mette il sigillo sulla gara, suo un cross non irresistibile dove all'interno dell'area Triozzi, il difensore ospite, involontariamente devia la sfera nella propria rete. 4-0 per il Manfredonia. 40esimo minuto, sono gli ospiti ad accorciare le distanze con Loseto che su punizione piazza la palla nell'angolo dove Morgillo non può arrivare. Dopo il gol l'attaccante ospite viene ammonito dall'arbitro, il signor Domenico Picciaccia, per protesta. Sul finire della gara, al 48esimo minuto, gli ospiti ancora in avanti con il neoentrato Gernone. Suo il tiro messo in angolo da Morgillo, il portiere biancoceleste quest'oggi esordiente tra i pali che si è ben disimpegnato dando anche sicurezza al reparto difensivo. Un Manfredonia calcio che con la vittoria di oggi si porta a 9 punti in classifica. Domenica prossima il Manfredonia sarà di nuovo protagonista tra le mura amiche ed avversario di turno il Canosa.